Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Audio Nordest, Red 1 e Star Radio. Come di consueto vi do subito le notizie di sport regionale, poi internazionale e nazionale. Andiamo a vedere le notizie regionali, andiamo proprio a vedere quali sono. Tutto Udinese avvicinano gli scontri diretti tra infortuni e mercato. Basket Serie A2, CSA, di Kes 30 e Lode, compleanno da MVP. Andiamo a vedere le notizie che veramente spero tanto che ci sia un risveglio totale dell'Italia contro la Svezia, che si è andati a perdere in Stoccolma, in Svezia, per 1-0. Con una deviazione non volontaria e vantaggio la Svezia, dove l'Italia non ha giocato per bene. È stata una partita molto cattiva, diciamo in parole povere cattiva, giocata ovviamente molto fisicamente rispetto ad altre partite che ho visto, e si vede veramente che oggi a San Siro alle ore 20:45 l'Italia dovrà vincere con 2 gol di scarto contro la Svezia. Io spero tanto che l'Italia ci dia una mossa, perché se non vince sarà veramente una apocalisse per l'Italia intera dello sport, del calcio giocato. Infatti, altra notizia, eccola qua: Jorginho e Gabbiadini, le new entry in cui Ventura si affida per portare l'Italia ai mondiali. Ventura è esonerato anche se batte la Svezia, difficile ma non impossibile. Conte e Ancelotti i sogni. Buffon, la mia ultima in nazionale, la mia situazione non conta nulla. Altre notizie, andiamo a vedere. Vicenza e Belmondo, la rivalità che fece grande l'Italia del fondo di sci alpino. Andiamo a vedere altre notizie. Serie A. In 21 minuti approvato dai soci il bilancio del Milan. Deficit di oltre 32 milioni di euro. Serie A. Spalletti, Ramirez, se c'è la possibilità di migliorare la squadra. MotoGP, grazie a Dovizioso, il pilota antidivo che ha sfiorato il mondiale facendo innamorare l'Italia. Dovizioso dice: ci ho provato, è stato comunque un campionato esagerato. Complimenti a Marquez. Io non sono contento che Marquez ha vinto un altro mondiale, non meritato, mi dispiace, ma non sono per Marquez, mi dispiace. Infatti dove si cade, Marquez rischia, ma è campione del mondo, vince De Petrosa su Zarco. Finalmente Vettel, Seb vince davanti a Bottas e Kimi, pazzesca rimonta di Hamilton. Altre notizie andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sì, eccola qua. La giocata della notte di NBA, Westbrook cede il pallone a George, che realizza il canestro perfetto. I risultati della notte: Boston e Houston continuano a vincere. Motorsport, tragedia in Australia, bambina di 8 anni muore in pista a bordo del suo dragster. Mamma mia, che brutta notizia. Pallavolo. Cuba si qualifica col brivido, annullate 5 match ball, tutte le qualificate, però. Andiamo a vedere, Brescia fra 7 su 7 in casa di Bologna, in preda di capo d'Orlando a Sassari, Torino e Avellino, ok. La Croazia va ai mondiali, niente rimonta per la Grecia, solo 0-0 al Pireo. Infatti la Croazia aveva vinto 4-1 contro la Grecia,
e ha vinto. La Svizzera vola ai mondiali con l'Irlanda del Nord, basta solo 0-0. Andiamo proprio a vedere i risultati delle varie partite che sono state giocate venerdì sera, dove l'Italia ha perso a Stoccolma per 1-0 contro la Svezia, partita di andata delle qualificazioni per il mondiale della Russia 2018. Poi partita della Coppa tra Algeria e Nigeria 1-1, nel Senegal ha vinto in Sudafrica per 2-0, 0-0 tra Honduras e Australia. Poi ci sono state varie partite di Under 21. Partite di sabato, dove creazione del gruppo A, Congo, Repubblica del Congo ha vinto 3-1 contro la Guinea, la Tunisia ha vinto contro, anzi, pareggiato 0-0 contro la Libia, Zambia ha pareggiato 2-2 contro il Camerun. Nuova Zelanda ha pareggiato 0-0 col Perù e Danimarca ha pareggiato 0-0 contro l'Irlanda. Serie B, Pro Vercelli ha vinto 2-1 contro l'Empoli. Poi Avellino ha pareggiato 0-0 contro l'Entella, 1-1 tra La Spezia e Frosinone. Andiamo a vedere ieri. Infatti la Svizzera ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Irlanda del Nord, risultando totale di 1-0, quindi si è qualificata la Svizzera. E la Grecia ha pareggiato 0-0 contro la Croazia, che ha vinto la Croazia in andata per 4-1. Serie B, Venezia-Perugia 1-0, Ascoli-Foggia 0-2, Carpi-Brescia 1-1, Cesena-Salernitana 3-3, Cittadella-Parma 1-2, Cremonese-Palermo 1-2, Ternana. Andiamo a vedere Ternana. Novara 1-1, Bari-Pescara 1-0. Andiamo a vedere altre novità, dove il Pordenone Calcio ha perso in casa contro il Calcio Padova per 1-2. La Triestina era in riposo. Partita di stasera, dove la partita è molto molto fondamentale, dove l'Italia dovrà giocarsela con 2 gol di scarto contro la Svezia per qualificarsi. E andiamo a vedere altre notizie. Domani ci sarà una partita di Under 21 Italia che giocherà contro la Russia alle 18:30. Poi ci sono tante partite di Under 21. E domani, cioè anzi dopodomani, mercoledì, la squadra giocherà contro l'Honduras alle ore 10 del mattino, che è importante sapere. Bene, da Aldo Giro d'Est, R1 e Star Radio, vi ringrazio veramente per tutti e a risentirci domani col TG Sport di Aldo Giro d'Est, R1 e Star Radio, vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a domani. Ciao a tutti.